La grande inchiesta di Rombolino. Sembra una coppa, non lo so, quanto costa? 150 euro. Mica? Mi sto domandando 70 a bordo. C'è 50 euro, questo? Ehi. La scienza e la tecnologia fa dei passi avanti. Ma alle sole del 2008, gli scienziati di Ginevra vogliono svelare un grandissimo mistero. L'origine della vita. L'origine del Big Bang. Col rischio della fine del mondo. Ma cosa scopriranno veramente questi scienziati che un giorno o l'altro rovineranno anche questo mondo, come dice appunto Nostradamus, con la fine del mondo? Ma ci sarà veramente una grandissima scoperta? Vediamo cosa gli dice le persone per giro per Cagliari. Seguiteci. Scusi, l'ha sentito la creazione del Big Bang? Come, scusi? A Ginevra, l'altro giorno hanno fatto l'esperimento. Non me ne frega un cazzo perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Ah, come mai? Come mai? Ma perché la televisione, secondo lei, non è sclerotica? Non è una vendita dei colori? La gente non definisce il colore. E come mai la gente ha la cellulite? Anche la televisione è un oggetto di informazione. Ma di che informazione? De informazione con la cellulite? Uno che te raccoglie lo smerdo del cervello qualche rotto un culo? O di qualche rotto un culo? O di qualche coscia cazzi? Perché la gente non definisce il colore, secondo lei? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Perché se sono venduti i colori? I coglioni? Per quale motivo se sono venduti i colori i coglioni? Perché c'è qualche bocchivendola che c'è da guadagnarsi sopra sulla svendita dei colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene la salute. Fa bene ai colori. E ai coglioni.